nasce con Messina nel 1967. Nel 74 nasce come Lupe. Oggi siamo una delle aziende più grandi d'Italia. Costruiamo 300 cucine al giorno, usiamo materiali senza formaldeide, accessori delle migliori qualità, più di quello non ce n'è. Se uno mi dice fa una cucina migliore, non ce n'è. I modelli che presentiamo nuovi si integrano a una serie di altre composizioni che invece abbiamo già presenti nel nostro catalogo, nel nostro listino. Essenzialmente le novità sono tre, diciamo che il modello in malta di cemento che si chiama Oltre, poi abbiamo l'altro modello che si chiama Atmosfera, realizzato con un gioco di volumi di pannelli in melaminico spessore 18 a spessore 22. E la novità su cui puntiamo tantissimo invece è il modello Flag, un'anta completamente in multistrato con un rivestimento in acrilico che crea questo disegno particolare con alcune personalizzazioni, e il nuovo Top Phoenix, un top particolarissimo studiato con il sistema della nanotecnologia, che ha un senso tattile molto molto morbido, ma soprattutto con un graffio leggero in superficie può essere ripristinato. Poi abbiamo anche un modello contemporaneo e che ha una cornicetta in MD e anche un pannello in MD, uno studio e un restyling di un nostro modello che deve funzionare essenzialmente soprattutto per il mercato estero, che è quello a cui stiamo puntando fortissimo. Oltre è un target leggermente più spinto, un target che va verso il medio alto, proiettato verso il medio alto. È un'anta formata da una malta di cemento, un piano penisola in rovere invecchiato, un rovere whisky, e un top in acciaio, un piede penisola in acciaio spessore 4 mm. C'è anche uno studio sulla tecnologia, abbiamo presentato delle nuove cerniere con il nostro partner Bloom, che è un partner storico, e un'apertura meccanizzata per quanto riguarda il frigorifero che ci permette di avere un'apertura senza maniglia, quindi con apertura elettrica. Il modello Flag è un'anta in multistrato, rivestita con un pannello in acrilico. Logicamente il multistrato poi gioca su tutte le personalizzazioni del modello, come le colonne terminali, come i pensili terminali e come lo stesso tavolo che noi abbiamo presentato nel box di Milano. L'Atmosfera è un modello che abbiamo essenzialmente studiato in melaminico, è un'anta melaminica, è un gioco di volumi creato da delle fasce che si innestano tra di loro, che sono spinate, 18 e 22 mm, quindi crea questo gioco di volumi molto molto interessante. Il top Enokite è un top Enokite spessore 12, adesso ormai il top sul gioco di volumi di top si concentrano sempre di più le nostre attenzioni, da 2 passa per il top da 4 e si arriva anche il top da 12. Questo è un top da 12, importante perché è presentato in un'isola e quindi logicamente quando c'è l'isola il top deve assumere un po' il tono da protagonista nella composizione. Ecco perché abbiamo studiato questo top da 12 in Enokite.